La clinica odontoiatrica dell'Università Milano Bicocca, che ha la sua sede presso l'ospedale San Gerardo, sorta negli anni 2000, ha profondamente cambiato il suo stile di vita non modificando la filosofia. Dapprima la sede era localizzata solo nell'ospedale San Gerardo, successivamente con la volontà di estendere questa filosofia odontoiatrica a tutto il territorio di Monza e Brianza, ha allargato la sua sfera di azione anche in altre sedi ospedaliere, sono arrivate circa una decina di sedi che sono collegate telematicamente con il quartier generale dell'ospedale San Gerardo, ma sono soprattutto legate da una filosofia comportamentale. Questa filosofia comportamentale ha decretato quella che si suole definire un'organizzazione a rete dell'odontoiatria del territorio di Monza e della Brianza. Noi abbiamo la possibilità e il piacere di poter lavorare su pazienti pediatrici, su pazienti adulti e su pazienti geriatrici. Per ciò che riguarda le scienze pedortodontiche, ovvero sia il nostro campo d'azione a livello pediatrico, esplichiamo le nostre azioni nel campo della didattica, della ricerca, ma soprattutto dell'assistenza. Qui a livello assistenziale il procedere dell'intero team, non del direttore, non di una singola persona, ma dell'intero team, è rivolto naturalmente al paziente, si suol definire normoconformato, o al paziente che ha delle disabilità che noi definiamo, secondo una egida internazionale, il paziente con bisogni speciali. Esplichiamo le nostre attività a livello di prevenzione, e l'esempio tipico è quanto produce il corso di laurea in igiene dentale, e affrontiamo problematiche terapeutiche, che è esattamente la rappresentazione pratica del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Abbiamo la possibilità e soprattutto il grande vanto di poter dire che mai abbiamo pensato di lavorare da soli, gli odontoiatri per i fatti loro, ma sempre in un team che non è soltanto fatto dalle diverse classi odontoiatriche, ma soprattutto in un team che prevede la collaborazione con i pediatri, gli otorini, ovvero sia questa è la definizione di un team odontoiatrico con una terapia olistica, ovvero sia a 360 gradi. Ecco per quale motivo noi vogliamo definire in maniera chiara, netta e fondamentale prima la collaborazione con il pediatra, la figura per eccellenza che lavora con l'odontoiatra pediatrico, secondo una filosofia comportamentale ben chiara, ben netta e ben precisa, frutto della collaborazione e dell'intelligenza e del pediatra e dell'odontoiatra. Secondo campo d'azione di fondamentale importanza è vedere l'attività dell'igienista. L'igienista lavora con il bambino, ma lavora addirittura prima che il bambino nasca, quindi le nostre igieniste guidate dalla professoressa Panzeri ha la sua capacità di lavorare e di svolgere un'attività addirittura sulla donna in gravidanza, dando consigli validi alla donna in gravidanza che a sua volta li porterà al suo piccolo bambino che gli nascerà. Poi abbiamo una capacità di lavorare nel paziente pediatrico per poter definire quella che è la modalità comportamentale del suo sviluppo, ovvero sia come sta crescendo, la mamma ci chiede, il nostro bambino, e noi per fare questo non facciamo altro che esplicare la filosofia ortodontica secondo i criteri internazionali, e i nostri ortodonzisti, primo fra tutti il dottor Caccianiga, che è responsabile delle scienze pedortodontiche insieme al dottor Madalone, lavorano per poter fare una diagnosi e formulare un piano terapeutico e curare il bambino secondo delle modalità ben precise, non solo nell'ospedale San Gerardo, ma in tutte le strutture che sono convenzionate con noi. Ed infine una ultima categoria, però sempre più importante, siccome i bambini giustamente, e quando sono più piccolini sono anche più discoli, hanno la capacità di muoversi, di divertirsi, di giocare e qualche volta anche di farsi del male. Ebbene, per le numerose richieste che ci sono state formulate negli anni passati, abbiamo realizzato una struttura chiamata una struttura di Dental Trauma Research e Dental Trauma Center, per poter naturalmente e da una parte vedere la ricerca sui denti e traumatizzati, sul traumatismo dentale per la precisione, ma soprattutto accanto alla parte teorica una parte pratica, far sì che le mamme
i genitori, i parenti, allertati e allarmati perché il loro bambino ha avuto una frattura a livello dentale, possa essere curato nel minor tempo possibile, con la velocità e con una certa qualità. Ecco per quale motivo qui a San Gerardo è stato realizzato un Dental Trauma Center, che è frutto della collaborazione ancora una volta del pronto soccorso e della struttura odontoiatrica per questi tipi di risoluzioni. Questo è quanto noi stiamo espletando a livello pediatrico, o per meglio dire a livello odontopediatrico, ben sapendo che tanto si è fatto, con grande orgoglio, con grande soddisfazione da parte dei pazienti, dei genitori e anche dei piccoli pazienti, e con soddisfazione anche da parte di coloro che qui stanno lavorando. Ma tanto deve essere ancora fatto. È molto bello avere un punto di arrivo e contestualmente considerarlo un punto di partenza.